io parto già a registrare. Dovrebbe sentirsi abbastanza, spero che il volume sia a posto, A me non si sente adesso assolutamente, però aspetta un attimo, vediamo. controllo. Io ho messo 20% perché così almeno ci sente la voce. Aspetta che magari... Ah no, volume in gioco durante la chat. Volume chat vocale... Ah no, ok, a posto. Vado? Beh, direi di sì. C'è un ritorno di... No, ok, c'è stato un ritorno di un secondo mio. Buona. Namaste, io sono Ace the Brave. Hola, 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 davvero? E anche l'affronto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Benvenuti a tutti su un altro match di StarCraft. Questa volta proviamo una squadra a fare il 3 contro 3 e piazzarci in lega. Abbiamo anche un clan che si chiama Antani o la famiglia Antani, lo trovate se volete entrare nel gruppone. E classifichiamoci con io che sarò un Terran. Voi ragazzi? E io che sarò ovviamente uno zerg perché mi piace sciamare come uno stronzo. E io un Protoss, ovviamente. Cioè, Quindi Protoss. facciamo un 3 contro 3 con ognuno la sua razza e vediamo un po' che cosa ci capita. Pronti? Prontissimo. Sì, vabbè, Nato tipo pronto. per chi non sa che cosa sta succedendo all'interno del nostro canale, stiamo facendo una partita con il sommo, l'inarrivabile Ace the Brace. Tra l'altro penso ci sia anche Carb all'interno del TS. Carb, Sì, Carb. ma se è mutato. Bastardo, perché si è mutato, poi deve studiare economia come sempre. Esatto. Comunque sì, il sunto è, tipo, volevamo fare una partita di StarCraft 2 per vedere come andava e ci siamo trovati con Ace the Brave e ho detto, bah, registriamo che vediamo come funziona. E così siamo. Quindi se tipo parla solamente lui è perché ovviamente gli riconosciamo il grado di sommo Ma maestro di dai, maestro. qualunque cosa. Sì, tipo i Barrofrondo sono scarsissimi a sto gioco, quindi tipo se vi pigliano i tumori oculari per le cagate che facciamo è normale. Vabbè, ma ci divertiamo tantissimo, Sì, dai, proviamola. infatti. Dai, vai, vai, vai. Vediamo cosa salta fuori. Terran, Oh, va, vai. posso già scegliere. Ah, che bello. Penso di aver scelto Zerg. Download Download elemento. elemento E 1 da adesso 2. ci vuole un po', ci metteranno in una partita a caso, perché è la prima partita di piazzamento. E sono le partite Io mi migliori. sono già piazzato in lega. Io mi Otto. sono già piazzato in lega con un scarsissimo risultato, sono in lega bronzo. E tra l'altro ho visto che il 3 contro 3 funziona sia con squadra casuale e adesso, visto che abbiamo Stai le laggando, partite di Ace the Brace? piazzamento anche qua, con le squadre predefinite. Quindi sì, arrivo, arrivo. Io sono in attesa Anch'io. del gruppo 2 di 3, quindi Sto a vedere. sto... In basso a sinistra si vede chi sta scaricando. Infatti Max c'ha la freccettina che Sei sta tu che stai scaricando. scaricando la mappa in teoria, o qualcosa del Ah genere. sì? Dove, com'è che si vede sta Ok, roba? come funziona qua? Dobbiamo semplicemente devastare basi, Si è quindi verificato un problema tipo... durante il download di questo contenuto. Riprova più tardi. Ottimo. Evviva! Che bello. Wow. Processo di conferma annullato. Proviamo? Aspettate che vedo se magari... Prova a scegliere di Zerg, nuovo. figa, accetta. Sì, tra l'altro forse mi è esploso il coso, ma non vi preoccupate. Avevo alt tabbato, tra l'altro su Repubblica, non so se mi ha continuato la registrazione, spero di no. Download elemento 5 di Se 8. registri sempre con Dxtory è legato al Ah, al programma, gioco, quindi in teoria fantastico. non ti ha mai smesso. Inizializzazione 3v3, attenzione, dai, dai, Oh, ok, dai. Oh, forse dai ci che siamo. siamo. Ricerca di 3v3 e vediamo chi becchiamo e se sono più organizzati o ci fanno il mazzo gigantesco. Naturalmente saranno tipo gli Uber pro coreani di StarCraft, quelli là ciccioni 520 kg In con il... teoria non coreani perché siamo comunque in un server europeo, È lo quindi stesso, forse... entrano in Oddio, quello oddio, europeo. inizia, inizia. Dai che si parte. Inizio tra zero. Oh Oh cazzo, cazzo, ma ma così contro tre proprio! Protoss! Che bello! Ma uno a livello 38, ma dai, ma noi siamo a due a livello 1, ma che vita di Oddio! merda! Sì, è bellissimo, tipo Vabbè, ma c'è... livello vuol dire solo quante volte hai giocato a Eh StarCraft, beh, vuol quindi... dire abbastanza appunto! e fai cagare. Cioè, nel senso... Appunto, cioè... Dopo Ricordiamo che 38 dobbiamo livelli andare a avrei imparato spiare. qualcosa. Non ho Dobbiamo anche capito. andare a spiarli ogni tanto. Ah, sì, andiamogli a spiare. Io Esatto. faccio Vediamo un po' 16 cosa zerg. riusciamo a Ma combinare. secondo me verremmo brasati nel giro del minuto 5, tipo. Ma dai, tre Protoss, ma come si fa a essere così merda? Vuol dire che nell'ultima patch hanno messo qualche balancing, tipo i Protoss sono onnipotenti, e allora la gente installa Occa Protoss. Che schifo la vita. Ok, proviamo. Io sto già laggando perché c'è Gon che lagga. Esatto. Sì, esatto. Bene, vinta Dai, tavolino, dai, dai, che stiamo grazie. già Vinta tavolino, vincendo. esatto. Ma non un Chissà minuto di perché tutti e attesa, ma tre abbiamo pensato la perché? stessa cosa. Siamo, tra l'altro sto lottando la mappa, siamo lontanissimi. Esatto. Ma cos'è?
Io? Vinta a tavolino! Dileggiamo gli avversari. Forza e coraggio. Dai, ma come fai a avere 50 secondi di ping? Eccolo che arriva. Vai. Non ha lasciato la partita. Bene, siamo già in superiorità numerica. Fantastico. Facciamo già paura. Potrebbe essere già un vantaggio. Max, ragazzi, com'è passare da StarCraft 1? Eccoli qua, Protoss. È una cosa che non ha un senso. C'è Pino in mezzo, no. E direi che è anche ideale sta cosa, perché sei quello da difendere subito. E vai, sono in mezzo. Seziona. Carapace pneumatico. Io ho un macello di spazio, tra l'altro, sto notando. E ti vengo a fare... Tu sei là sopra, quindi ti... Ok, abbiamo una rampa in comune. Una rampa? Più o meno. Sì, sto guardando perché tutte le basi hanno le rampe. Vengo. Io ne ho una questo... sola, tipo in... Qua. Sì, no, nel senso che io sono vicino a... A Pino. Comunque Pino è in mezzo tra di noi, quindi magari... Anzi no, dai. Andiamo. Devo fare la rampa oh qua. Oh madonna, ma quanto prendono velocemente la roba? Ah, ma perché qui portano... Perché siamo, in velocità un pochino superiore. Ma a parte questo, il fatto è che portano anche molte più unità. Ne portano perché, a... Sì, perché a tu non hai idea di cosa sia StarCraft 2. Sei proprio bravo, Ace the Brains. Infatti io sono già indietrissimo. Forza ragazzi. In teoria se mandano un'unità a caso qua dovrebbe illuminare sto posto. Sì, esatto, quell'occhio. Per tutti tra l'altro. Allora infatti adesso glielo mando a caso. Lo stai mandando a fare scouting? Ah, l'occhio. In teoria dovrebbe costruirlo, vero? Se mi ricordo abbastanza bene. No, sì, dovrebbe mostrare cosa c'è sulla mappa. Molto bello. Tra l'altro là c'è un'espansione niente male con i minerali più fighi. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Forza ragazzi! Chi le notizie? Cosa? No, sto ripetendo quello che stanno dicendo i miei SCV. SDDDDDDD. Beh, bravo SDDDDD. Ok, la mia caserma è fatta. Cos'è sta roba qua? Clicca per mostrare. Comunque secondo me quello là è un metodo loro, tipo, cioè nel senso hanno una specie di spam bot. Uno quitta apposta? No, nel senso che loro hanno una specie di spam bot che è praticamente paleco. A caso mai giocano in due per giocare le partite contro 3 contro 3? Tipo eliminano un tizio che si prende tipo esperienza a caso. Dunque S, V mi pare, no? No, 1. 1, S, V. Questo qua è l'1, cacchio. CV. Genera regina. S Z Z Z Z dai che ce la fai. Questo non lo facciamo qua, lo facciamo qua. E mi sono chiuso a riccio. Io ho già ricercato gli attacchi mischi a livello 2 a caso. Non ho neanche tipo perché adesso caro Ace the Brace attacchi me esattamente. Ti mostro la vera natura degli Zergling, fare le cose a caso. Z. Come altri sorveglianti. Schifo di gioco. Ok, io sono nella rampissima principale, quella che ci divide dagli altri. Io sto andando in giro con un gruppo di Zergling che naturalmente tra poco mi arriveranno con i camminatori in bocca. A proposito di Zergling, potresti, visto che sono veloci i tuoi, magari non li mandi in giro per la mappa? Cosa sto facendo? Ah, ok. Ah, perché non vedevo nella mappa principale. Che carini! Poi facciamo questa. Gasless pen è insufficiente. Gas del pen? No, perché non ha sì. Sì, tu. Buon, perfetto, non possono passare. Qua c'è una... Questi qua sono i minerali, quelli che è ad alto rendimento. Eh sì.
Da un passo Z. Uno di voi venga a fare la seconda. Dobbiamo guardare cosa fanno. Sto cercando, ma soprattutto dove sono. Adesso arriverò. Unità occultate, spostamento planare e raggi laser che sparano dagli occhi. Eccone uno. Qua c'è il viola. E non sta facendo assolutamente un cazzo, quindi probabilmente è l'unico che... Bravo, attacca. Probabilmente è l'unico che non... cioè quello che ha lasciato già la partita. Benissimo, sarà il primo a cadere. Ah, spiegato. Vai bene. Attacco libero. Chissà che cazzo... Piamento completato. E qua ho messo anche... Dai, Zerglini! Spaccate la faccia! E loro staranno dicendo, cazzo, com'è forte il giocatore dello Zerg. Dobbiamo eliminarlo per computer, prima. Il grande occhio. Ma va bene. 1, S, Z. Ve lo dite voi? Sì. Oddio, ho avuto un laggone di quelli paurosi. Sì, un po' anch'io, non tantissimo, ma un po'. Ogni tanto c'è un micro lag. Ok. Porca troia. Ho trovato si è chiuso un po' a riccio la base Zerg. No, la base Propos. Si è chiuso un po' a riccio. Un pochino. Aspetta che vengo a darvi una mano adesso. No, vabbè, era solo per trovarlo, insomma. Sì, in teoria intanto... Thais, se fai i carri armati, ti piazzi da lontano, dici forse tira giù il cristallo centrale, dopo muoiono tutti. Sì, sto facendo direttamente le mine, le Widow Mine. E invece, oppure Max potrebbe fare quelli che esplodono. Ah, i Baneling, giusto? Esatto. Ma sono potentissimi. Sempre quelli che esplodono. Quelli sono potentissimi. Sì, esatto. Fai i Baneling, magari. Che sarebbe utile per devastare sfondare culi prima di attaccare. Tanto io vado sullo Steampack. Ciao, Tar. Via cazzo. Rally insufficiente. Ok, io sto andando di vivaio duro. Cacchio, non ho fatto ancora questo. Vabbè. Sbababam. Uno di voi quanto ci vuole? 400. Ok, quando ho 400 mi faccio la seconda base. Altri depositi stanno arrivando. Ok, sto cercando tipo il nido del bene. Eccolo qua, basta cercare. Io ho sempre troppo poco gas del bene. Ace, ma se ti riempio il buco del culo di risorse, non è una cosa ottima? In questo momento non tanto. Ok. Allora, vediamo come mandarti delle risorse. No, ha detto che non va bene. No, ma cioè, fate i vostri. Cosa stai facendo, Pino, tu intanto? Io sto facendo un po' di unità a caso. Volevo andare un po' avanti, intanto da avere delle difese. Forse mi attaccano adesso. Io tipo faccio lo scan qua, voi lo vedete? Sì. Cosa sta facendo? Portale stellare. Vuole fare roba volante. Sto facendo anch'io. Fanno roba volante. Figata. Anzi, me l'ha già fatto. Ups. Fai delle contraeree, qualcosa del genere. Io c'ho direttamente i cannoni. Come si chiamano? Cannoni foto. Sì, fotonico. Non sono mobili. Di mobili? Sì, adesso lo faccio. Qualcosa dovrei avere. Mi faccio un po' di queste, le metto a proteggere la mia linea. Non ci hanno scoutato per niente, mi sa. Cioè, nessuno è venuto a darci. Si vede che evidentemente non rappresentiamo una minaccia poi così consistente, io penso. Può darsi. Però non ci sono ancora venuti a trovare, niente. Sì, proprio niente. Non ce ne frega niente, nessuno. Non ci caga nessuno. Probabilmente farà la tattica. E ogni tanto però darei un'occhiata a quello che fanno. Vediamo com'è. Cosa stai... doppio portale, quindi probabilmente sta facendo... Abbiamo non so bisogno di più gas. Di Void Ray o no? Del pene. Voi andate giù qua. Voi fate... Prima ci fanno un portale di casa. Sì, ce lo costruiscono proprio davanti alla base. Non ci hanno fatto niente di tanto vicino comunque, per fortuna. O forse se lo fanno tra di loro, così nel caso in cui attacchiamo uno. Ah ragazzi, perché non vado qua io tipo? Devi domandarlo ad attaccare questo. Ad attaccare me? Sì, è proprio l'idea perfetta. Ah no, tranquillo, non sto attaccando te. Oh, che peccato. Metamorfosi completata. Ok.
E vado a fare un attacco fastidio. Guarda quante lance del vuoto stanno facendo. Cazzoni. Bisogna tante contraere, ragazzi. Che io non ne ho tipo neanche una, penso. Prende di due la portata della Fenice. Pino, stai facendo. Fai una roba tipo tante unità aeree. Ok, però cerco quella che. Da sedia volante, quella che distrugge. Queste mi piacciono un casino, non è il mio preferito. Chi è che è qui tra le ombre? Ah, voi. Ma da bene lì in casa, vuol dire. Io faccio un macello di questi a sto punto. Farei Viking perché sennò non mi cacchio questi. Basta minerali sufficienti, cazzoni. Io ho fatto qualcosa, tra l'altro, avevo mandato tipo dei banning in avanti. Sì, che sono morti tutti quanti. Esatto, malissimo, proprio in modo male. Ah, ok, vuol dire che non ne ho mandati abbastanza. No, ma sai che devi dirgli anche attacca le strutture e non... Io ho fatto attack move. ma attacca solo le unità se fa così, non attacca le strutture. Ma che merda la vita. Adesso ace the brace. Dunque, com'è? Abilità attacco strutture, cazzo sì. Vedi che c'è? Ok, e quindi adesso posso fare attack move. E adesso puoi fare attack move, esatto. Io mi metto un po' di torrette qua, così non ti rompono le palle. Oh, l'adoro questa, la porta sturno. Se non altro vincerò come unità perse. Ma guarda te quanta roba che c'è. Cazzo, io non riesco a pensare così tanto. Lag. Anch'io. Enorme lag. Esatto. Guardate i miei baneling come vanno a suicidarsi. Attenzione, 3, 2, 1... Bravo. Io quasi quasi. E quell'altro sta dicendo maledetto Zerg faccia di cazzo. It's a beautiful day. Sto facendo un macello di Viking, sperando che siano buoni per la contraerea, e direi che posso anche attaccare. Posso andare ad attaccare questo da dietro. Gli piace, eh? E loro hanno detto anche sì, certo, eh. Perché cazzo non... Ah, ma il biostrato è strettamente legato al fatto che il... Che l'Overlord sia lì e continua a generarlo. Ah, sì? Ma era il biostrato sia diverso, però mi piace che quello di StarCraft 1. Ma oddio, quanta gente. Oddio! Scappa, scappa! Porco Giuda! Ok, mi ha fatto un po' il culo, però è già qualcosa. Vediamo se viene a attaccarmi. Ma di più minerali, la 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 la. Io continuo con le mie azioni di disturbo, tipo. Fai bene, fai bene. Che brutti che rotolo. Adesso arrivano anche gli altri depositi. Aspetta che vengo a darti una mano qui. Boh, ma capirai, io devo solamente andare avanti e spaccare le cose. Vado in attack move. Ya 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 ya. Oddio, ma quanto di cavolante sta facendo? Sto facendo solo un cavolante. Ma non c'è la possibilità di costruire qualcosa che tipo gli... Vai Ace! Spaccagli la faccia! Oh Cristo! Minchia! E questi da dove saltano fuori? Bene. Allora, come dice il vecchio detto Shaolin. Minchia, dove ha tirato fuori tutte quelle unità? Erano finte comunque, eh.
Erano? Erano tutta finte, mi sa, perché avevano. Avevano una barra di. Come si dice? Di. Oddio. Sono le fenici che possono fare le unità finte, in sostanza. Che effettivamente non erano vere. Ah sì? Io sì, perché, ho visto una barra di. Fattore unità bersaglio di vita. Di tempo. Minchia, però quanta roba. E allora facciamo. Vabbè, facciamo che uno di voi. No! Dove stai attaccando? Ah. Cazzo! Arriva Max! Mamma! Ok, io vado a attaccare la loro barra. Porca puttana, ragazzi! Minchia! Ma che cazzo di unità sgravate sono, scusa? No, è che ne fanno tanto. Oh porca troia, mi hanno passacrato tutto. Sono stato vaporizzato. Comunque è finta un cazzo, Ace. Eh? È finta un cazzo, dico. Bucagli la base principale, entra dentro. No, quelle ne aveva fatte delle altre. Ma quante minchia sono? Sì, vabbè, ma ragazzi. Ah no, perché hanno. Ok, adesso ho capito cos'era. Tanto un Nexus li ho distrutto. Secondo me dovevi entrare nella base principale, non avevamo più difese. Ma tanto sarà quasi finita di costruire, non si dice. Raga, mi dispiace di aver opposto così poca resistenza, ma. Bisogna essere molto veloci. Purtroppo non ho conoscenza di queste nuove unità. Vabbè, impareremo. Puttana. Ma sono troppo forti ste cazzo di cose, cioè boh. Se te ne fai 520 finisci il gioco, basta. Tirando sui miei primi. Dai che tutto mi comando. Bella Ace. Intanto ne arrivano altri 520 milioni della traccia. Ma che cazzo! Escono dalle potute pareti. È un po'. Dove sono le mie mine? Che battuta. Ok. Adesso faccio una cosa che nessuno mi prevederà. Ok, io ho finito l'esercito. Problema. Forza. Mi abbasso sull'attacco? No, alleati, è sempre il pinno che viene vaporizzato pian pianino. Ah no, adesso anche la tua. Ma dai, ma hanno costruito solamente quella roba lì, oh. Vabbè. Sì, sono andati, bisognava guardare. Infatti quando ho visto dovevamo tutti e tre andare sul lato 3. Più che altro, cioè, costruire solamente unità anti quella roba lì. È shift click per la. Esattamente. Vabbè, direi che la prima partita abbiamo imparato qualcosa. Sì, assolutamente. Buono, vediamo un po' com'è andato. Tra l'altro, se guardate i grafici,
Ah, esatto, io non ho fatto più cose, quindi loro sono stati molto più bravi, guarda lì come sono. Vabbè, aspetta che guardo anche io come si fa, si esce dalla partita molto semplicemente. Resa. Sì, devi fare resa e poi vedi nei grafici, e avrei dovuto andare avanti con un po' di multitasking, fare la seconda base per avere più risorse e poter fare molti più Viking. Ma te ne avrei date io di risorse, lo strapieno, io no, tipo... No, ma bisogna, cioè è un gioco in cui bisogna essere veloci e fare tante tante basi. Soprattutto ma sono ancora vivo. Va buono, e ci vediamo quindi a... Beh, dai, arrenditi. Va bene, dai, mi arrendo. Così siamo a posto. Ok, direi che ci siamo comunque divertiti e impareremo sicuramente dalla prossima partita con questo. Fino, tipo, abbiamo fatto 400 di differenza di risultato, ci cioè siamo praticamente speculari. E comunque, tipo, insieme non abbiamo fatto quello che ha fatto Ace the Brave. Notare di nuovo questa cosa. Vabbè, ci abbiamo provato. Che ha fatto quasi 49.000 punti. 49. Esatto. 49. Ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo matchmaking 3 contro 3 con i Berro Fronzo. Esatto. Ciao ragazzi. E considerato che null'altro è rimasto da dire, da Berro. E da che tristezza, Fronzo. Adios a todos. Namaste and be brave.